Il più brutto San Nicolò della stagione cede l'intera posta al Bonolis ad una coriacea Olimpia Agnonese che, grazie alla vittoria di Piano Dacio, abbandona l'ultimo gradino della classifica. Vittoria meritata per i molisani al cospetto dei biancazzurri apparsi irriconoscibili rispetto alle precedenti esibizioni. Per la squadra del pescarese Donatelli la vittoria vale oro per morale e classifica. Il primo acuto abruzzese arriva al settimo con un tiro di poco al lato di Chiacchiarelli. Al decimo buona azione personale di Moretti che entra in area, poi cross al centro dove però non ci sono compagni. L'approccio dei biancazzurri sembra quello giusto, ma si tratta di un fuoco di paglia. Al dodicesimo è ancora Moretti a controllare e concludere in maniera violenta, trovando la respinta di Biasella. Al quarto d'ora si vede per la prima volta l'Agnonese con un tiro insidioso di Maresca che costringe Digi Fico a salvarsi in calcio d'angolo. Lo stesso estremo Terramano è poi attento al diciottesimo sulla punizione battuta da Cantoro. Il gioco stenta a decollare con i locali meno brillanti del solito. Al venticinquesimo è Stivaletta a provarci ancora dalla distanza, ma Biasella c'è. Al 36esimo arriva così il vantaggio ospite grazie a Pagliuca che con un tiro sporco beffa Digi Fico che nell'occasione non appare impeccabile. La ripresa vede al 13esimo una buona opportunità per i locali ma su punizione pennellata in area di Bisegna Mbodi arriva con un soffio di ritardo all'appuntamento con il pallone. E così gli ospiti un minuto dopo trovano il raddoppio con Saltarine che scatta in sospetto fuori gioco e con un tiro violento ed angolato mette la sfera per la seconda volta alle spalle di Digi Fico. Il giocatore molisano, già ammonito, esulta troppo, secondo il direttore di gara Nube Di Mestre, che estrae così per la seconda volta il cartellino giallo mandando anzitempo negli spogliatoi il giocatore molisano. In inferiorità numerica la squadra ospite arretra il baricentro anche se i locali sembrano davvero poco ispirati. Al 27esimo Bisegna prova la conclusione a giro ma dall'interno dell'area allarga troppo il compasso con la sfera che termina fuori. L'Agnonese dell'abruzzese Peppe Donatelli in tribuna per squalifica controlla così senza eccessivi patemi il doppio vantaggio, non disdegnando qualche sortita offensiva. Al 31esimo Iaboni fa correre un brivido ai tifosi molisani con la palla che attraversa tutta l'area ospite prima di terminare fuori. Al 45esimo Paris riapre la gara con un gran gol ma per il San Nicolò è troppo tardi. Penso che oggi abbiamo meritato di vincere come forse... diciamo meritavamo di vincere le prime due gare di campionato. Noi finalmente siamo contenti di aver potuto schierare un attaccante di ruolo perché fino adesso ci siamo un po' un tantino adattati con Saltarin soltanto lì davanti e ci mancava una prima punta. Questa squadra aveva bisogno di una prima punta e con l'arrivo di Santoro credo che, non dico che ci siamo un attimino sistemati, però per il momento siamo soddisfatti ecco, di questa vittoria, soprattutto meritata su questo campo. Epifani, cosa sta succedendo al San Nicolò? Niente, ha sbagliato una partita, ma non sta succedendo assolutamente niente. Oggi abbiamo fatto la peggior partita del mio anno e mezzo che sto qui a San Nicolò. È difficile commentarla perché non l'abbiamo proprio giocata, non siamo scesi in campo, abbiamo fatto la peggior prestazione, ma aspettavo una grande risposta dopo Castelfidardo, invece la squadra oggi non ha fatto quello che doveva fare, poi siamo andati in svantaggio, ancora peggio, quindi la partita poi si è trascinata così senza migliorarla.